Pareggio interno per lo Sporting Pontecagnano nel match giocato sabato contro l'Alfa Terna, valevole per la sesta giornata del campionato di promozione. Una partita a due facce per i ragazzi di Mister Parisi, che dopo un primo tempo caratterizzato da numerose occasioni sprecate, sono riusciti a passare in vantaggio ad inizio ripresa grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Amato. Un gol che ha sbloccato la partita e la squadra ospite, che ha prima pareggiato con un gol di testa su un bel cross da sinistra e che poi è passata in vantaggio dopo uno svarione difensivo dei gialloblu che ha spianato la porta all'attaccante avversario. A fissare il punteggio sul 2-2 un altro rigore, messo a segno questa volta da Angora. Sicuramente il pareggio è giusto, ci sono stati vari episodi sia da parte nostra che da parte loro, dove gli attaccanti hanno mancato il gol, però comunque ci sono state varie azioni sia da una parte che dall'altra. Io penso che il pareggio sia giusto, forse solo un po' sul secondo gol non si è capito tanto bene il favore loro, la dinamica, bisogna rivedere un po' le immagini, però come ho detto già prima, l'Alfa Terna penso che comunque sia una squadra che possa andare sicuramente per i playoff. Me l'aspettavo una squadra tosta, tecnica, con giocatori di esperienza e di categoria che secondo me possono fare la differenza. Dal canto nostro invece comunque abbiamo fatto la nostra partita, tanta grinta, tanto cuore, e alla fine che è uscito anche il rigore per il pareggio.